Qui al Mobile World Congress Sony non ha presentato unicamente l'XZ Premium, l'XA1 e l'XA1 Ultra, ma ha presentato anche la versione S del suo Xperia XZ. Cosa cambia rispetto alla versione precedente? In pratica il sensore posteriore, che è il Motion Eye, quello che è stato presentato oggi, quello che troviamo sull'Xperia XZ Premium, quello che consente di catturare fino a 960 frame al secondo, quindi per degli slow motion davvero di qualità che vengono registrati ad una risoluzione di 720p. Il resto dell'hardware resta praticamente invariato, quindi batteria da 2900 mAh, Snapdragon 820, 4 GB di memoria RAM, fingerprint integrato qui nel tasto home che troviamo lateralmente, porta USB Type-C, quindi davvero caratteristiche da top di gamma. Anche di questo, come degli altri smartphone di cui vi abbiamo parlato, non abbiamo molte informazioni sul prezzo di vendita, ma sappiamo che è praticamente imminente il suo arrivo sul mercato. Ovviamente lo proveremo quanto prima su HD Blog. Nel frattempo, se volete qualche informazione in più, potete andare ovviamente su HD Blog, vi leggete tutte le caratteristiche hardware, e nel frattempo vi invito comunque a seguirci, perché il Mobile World Congress è davvero appena seguito ed abbiamo ancora tanti video da mostrarvi.